social. Bentornati, ben ritrovati amici radioascoltatori sulle frequenze di Radio Roma Capitale in 93 FM e ancora su Live Social, questo spazio dedicato a voi professionisti e appassionati di ogni settore. Oggi parleremo della specialità della casa italiana, ovviamente sto parlando della pizza, quindi preparate le vostre pance. In compagnia di Ettore Priore andremo a parlare della confraternita della pizza. Eccoci qui, benvenuto. Eccoci. Ciao, grazie. È un piacere averti in nostra compagnia, ci farai venire anche un po' l'acquolina in bocca. Lo spero. Assolutamente sì. Allora, raccontaci un pochino, Ettore, che cos'è la confraternita della pizza? Allora, noi siamo nati 10 anni fa, adesso abbiamo fatto una settimana fa circa, abbiamo fatto il nostro 10° compleanno. Complimenti, siamo, auguri. Siamo grandicelli ormai. E niente, praticamente siamo nati per caso, perché c'era stato un problemino con un signore, non si trovava la ricetta, tutti dicevano che non esisteva, c'era una mitologia dalla passione, ma non c'era una ricetta precisa. Alla fine abbiamo creato un sito web molto carino sul Forum Free, che è la confraternita della pizza, e se voi cercate su Google ci trovate immediatamente. E lì abbiamo trovato un gruppo di persone che si è riunito rapidamente intorno a questi principi, ma senza, diciamo, un progetto, sai, di quelli studiati a tavolino con tutta una serie per di target caso. Sì, in maniera molto easy, molto semplice, ha funzionato basandosi su pochi elementi fondamentali, che sono quelli dell'aiuto reciproco, la cordialità, la gentilezza, che è fondamentale. Non so se avete qualche esperienza, forse un po' tutti sanno che andando in un forum qualunque, nei forum, sì, becchi, sì, le peggio cose, ecco, per dirle. E invece da noi questo non deve esistere, non può esistere, quindi abbiamo avuto un'impostazione completamente diversa e ci siamo aiutati uno con l'altro. E la passione della pizza, dei lievitati, facciamo dei panettoni strepitosi, le colombe in questo periodo. E insomma, sta uscendo fuori qualcosa di spettacolare. Quello che è bello è che abbiamo in qualche modo superato quelle che erano tutte le aspettative possibili. E siamo diventati un punto di riferimento. Faccio un paio di numeri per capire. Siamo oltre 15 milioni di contatti sul sito. Abbiamo 90.000 persone che ci seguono nel gruppo Facebook. 90.000 persone è una piccola cittadina, quasi un sindaco. E questa è una cosa molto carina. La pizza è alla base di tutto, perché è la condivisione. Fondamentalmente tu ti siedi a tavola, la convivialità, l'amicizia, ti rilassi, un cibo molto informale. È lo scopo della pizza. È lo scopo della pizza, è proprio creare questo canale comunicativo con chi ti è vicino, con chi tu ami, con chi tu vuoi avere accanto. E questo è. Beh, siete la scuola più grande del mondo, si può dire fondamentalmente, questo. Fondamentalmente, fra le più conosciute al mondo, sicuramente. Molto bene. Beh, sicuramente portate in alto la nostra tradizione culinaria, che è appunto dedicata al mondo della pizza, insomma, conosciuta in tutto il mondo. Raccontaci un pochino più nello specifico di che cosa si occupa, ecco, innanzitutto il sito web, quindi il forum, quali sono i corsi che proponete? Allora, noi abbiamo stranamente un atteggiamento quasi schizofrenico in questo senso, perché da una parte, quando venite sui nostri siti, sui nostri canali Facebook, Instagram o sul forum che abbiamo, molto carino, chiedendo aiuto si ottiene aiuto. Cioè, tu hai un problema o vuoi scoprire le informazioni, noi te le forniamo senza condizioni. Non è che ti diciamo devi fare il corso, paga 100 e avrai 110, no, non c'è questo. C'è proprio una disponibilità all'assistenza e all'aiuto. Dopodiché poi, parallelamente, per chi non vuole fare tutto il percorso di apprendimento lento e faticoso, che è quello più normale, c'è una scorciatoia e sono i nostri corsi. Ma è veramente una scorciatoia, cioè un sistema per abbreviare i tempi di acquisizione delle competenze. Ed ecco che nascono i corsi di napoletana, di pizza in teglia alla romana, sai, quella gonfia, alta, con buchi cavernosi, ecco. E abbiamo tutto questo, ma poi abbiamo anche panettone, il pane... siamo noi italiani all'avanguardia su tutto in questo campo, per le tecniche, per i risultati, per la qualità del cibo, ci connota in maniera importante, quindi siamo veramente orgogliosi di portare avanti questo canale importante di modo di vivere, fondamentalmente. Che bello, Ettore, è un bellissimo vanto, un bellissimo orgoglio da portare avanti. Siamo contenti. Molto bene. Come funzionano i corsi? Ci sono vari livelli? Allora, parte teorica, parte pratica. Esatto, noi abbiamo diversi tipi di corsi. Abbiamo quelli in presenza, come la scuola, la didattica in presenza. Chiaramente. Abbiamo anche quelli che facciamo in giro per l'Italia. Quindi noi andiamo a raggiungere, ma non solo. Per esempio, abbiamo fatto due corsi a Stoccolma, alcuni a Londra,
ne abbiamo fatti a Lussemburgo, a ambasciatore di pizza, quindi sì, guarda, è bellissimo, perché trovi gente che non sa spiccicare una parola di italiano, però sta lì che pende le tue labbra, vuole imparare la pizza, e la pizza è veramente qualcosa che unisce veramente tutto là. E nei nostri corsi abbiamo sia quello, girando poi anche per le città italiane dove raccogliamo le adesioni e poi andiamo a fare il nostro corso, e sia quelli qui a Roma, dove abbiamo varie sedi dove facciamo, eroghiamo questi corsi, e poi abbiamo in quest'ultimo periodo implementato i corsi a distanza, perché a questo punto chiaramente con le condizioni un po' anomale di questa pandemia ci siamo dovuti, diciamo, incanalare in altre direzioni, e per fortuna abbiamo trovato terra fertile. Eh beh sì, perché la gente poi guarda, una cosa, non so se era successo forse anche a te, ma nel momento in cui è partita questa pandemia, tutti chiusi in casa, lockdown, tutte queste brutte cose, che si fa, che non si fa, sei chiuso in casa, fatti il pane. Allora vai al supermercato, compri il lievito e non lo trovi. Questo vuol dire che milioni di persone hanno avuto la tua stessa idea di farsi il pane a casa, ed è quello che è successo, si è diffusa a macchia d'olio questo desiderio, di questa voglia di apprendere cose genuine, cose che ti fanno sentire, perché è una cosa bella quella che facciamo noi. Ecco, questo mi fa piacere, non è un trucchetto, non è uno sfruttamento altrui, è una è cosa puro pulita, puro amore, brava, puro molto amore. Bello, molto bello. Senti Ettore, questa domanda te la devo fare ed è un milione di euro. La tua pizza preferita? La napoletana. Oh, allora, io ho mia moglie che parteggia per la pizza in teglia alla romana, quindi okay, in casa abbiamo una guerra termonucleare globale perché ovviamente c'è questa discrasia, però in effetti abbiamo due punti di vista sullo stesso prodotto, che però è chiaramente una cosa differente, che poi si manifesta in maniera molto diversa. La napoletana è una pizza invenzione di un popolo, questa è la cosa bella, è la sedimentazione di una serie di culture del popolo che si è portata avanti e ha raggiunto risultati pazzeschi. La pizza in teglia alla romana è figlia di un'invenzione di pochi pizzaioli che hanno messo a punto una tecnica e un prodotto spettacolare, quindi va benissimo tutte e due, ma sono proprio due cose diverse. L'approccio della napoletana è un approccio quasi sentimentale, ma fondamentalmente è una nuvola d'aria condita con le cose anche le più semplici, ma perfette. Assolutamente. Perfette, quelle, beh, che ti fanno star la bene. La pizza più buona è la margherita, che è quella più semplice. La marinara, prova la marinara. È una la marinara anche, è vero. Abbiamo messo a punto dei condimenti, amici miei, che voi non avete idea. Abbiamo messo a punto dei condimenti spettacolari che tu non ti aspetti, perché fanno dei contrasti pazzeschi. Per esempio, base mozzarella, poi sopra ci metti delle fettine di mela e sopra il guanciale. Buono. Tu prova a immaginare, sì, il contrasto, la mela si fa una crema, il guanciale diventa croccante, profumi pazzeschi. Quando esce metti pecorino, pepe e miele. Beh, viene una pizza agrodolce. Ti quasi dico, questa noi la chiamiamo Eva per via della mela, con tutte le connotazioni che ne conseguono, però, e devo dire, di tutte le nostre pizze è quella che in assoluto poi viene sempre più ricordata e richiesta successivamente. È una pizza mondiale, ha da avuto provare, un successo da provare. Sì, 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 sì. E allora Ettore, io voglio ricordare anche i tuoi contatti, quindi anzi i contatti della Confraternita, certo, dove certo possono trovare tutti i corsi e le informazioni. Innanzitutto Facebook La Confraternita della Pizza per qualsiasi informazione e consiglio, aiuto possibile. Instagram La Confraternita della Pizza per vedere tutte le fotografie. E poi il canale YouTube, iscrivetevi, La Confraternita della Pizza, per vedere tutti i video. E ancora ovviamente il sito web, dove potete trovare pizzaioli appassionati, laconfraternitadellapizza.forumfree.it. Ettore, io voglio ringraziarti davvero tanto per essere stato con noi. No, ci hai fatto venire io fame questo lo confermo. Ti auguro un buon proseguimento. Grazie anche a voi, buon lavoro. Ringrazio anche voi amici radioascoltatori, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi. Live Social.